questo nuovo video oggi voglio farvi vedere le cose che ho portato con me in Croazia, che mi sono arrivate da Zaful e che ho comprato da Norghi, perché un sacco di voi mi hanno chiesto di fare l'haul e di dirvi da dove provenissero le varie cose che avete visto nelle foto su Instagram dei miei outfit. Quindi ho pensato, faccio direttamente il video haul, visto che sono un sacco di cose bellissime, e un try on haul dove le provo e vi dico appunto da dove arrivano. Prima di iniziare, ovviamente come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per avere sempre la notifica di quando caricherò il nuovo e prossimo video. Inizierei subitissimo con l'haul, partendo dalle cose che ho indosso. Così partiamo subito da questo top, definirei più body, perché in realtà io lo devo ancora tagliare. È un body, come vedete, un body semplicissimo in cotone elasticizzato, modalità Kill Bill, perché infatti ha questo giallo con le strisce nere, con scritto diretto da Quentin Tarantino. Mi piaceva un sacco la forma e secondo me sta molto bene con il mio tipo di seno molto... Mi piaceva proprio il fatto che ci fosse questo scritto diretto da Quentin Tarantino e sto giallo, che sapete io ho un rigetto verso il giallo, ma ultimamente sarà il colore di capelli, sarà... non lo so, la moda del momento, mi piace un sacco. E questo viene da Zaful, come lo volete chiamare. E come sempre nell'info box trovate tutti i link di ogni singolo capo che vedete. Poi ho preso questi pantaloni, questi shorts, che sono dei pantaloncini mimetici, grigi, neri e bianchi. Infatti anche qua la moda del momento, mi piaceva avere questo tipo di pantaloncino vita alta. Appena l'ho visto me ne sono innamorata subito e mi piacciono proprio perché sono fatti molto molto bene, un cotone spesso ma spesso fatto bene, non è uno di quei pantaloncini che si rompono appena li mettete, anzi è fatto molto molto bene, cucito molto molto bene, ci sono queste tasche che sono comodissime e danno una bella forma, fanno un bel sedere, mi piacciono tanto. Ho preso questo set di pantaloncino e camicetta e pantaloncino e canottiera, che ho pensato di utilizzarli sia per tutti i giorni quando magari voglio vestirmi un po' sportiva e fa troppo caldo per mettermi qualcosa di figo e avere un po' quel... quello stile American girl quando va a prendere il caffè da Starbucks con gli occhialoni e non ha voglia di vestirsi bene ma si mette una tuta e via. Quindi appena l'ho vista, che figo, lo voglio, me lo metto al mare. Infatti l'ho usato tantissimo in Croazia. Questa è una canottiera semplicissima, fatta a costine, tutta elasticizzata, con sotto queste balzettine qua. E poi il pantaloncino è fatto praticamente simile, molto bello perché ha vita alta e ha questi bordini sulla gamba che slanciano un sacco il pantaloncino, non lo fanno cadere lì dritto ma slanciano un sacco la gamba, è molto molto bello. E poi essendo a vita alta è sexy allo stesso tempo. Poi ho preso questa t-shirt nera che è al contrario, esatto. Mi piace un sacco il taglio che ha questa magliettina perché ha una bella circonferenza qua sul seno. In più ha questi lacci lunghi che potete girarli intorno alla vita per fare effetto bondage e fare un mega fioccone dietro o un fiocco davanti con un solo giro o più giri sulla vita, insomma, in base a quanto siete larghe, ecco, e a quanto vi piace avere la vita bella legata, tipo saccottino, tipo insaccato, ecco. Ed è molto bella anche questa perché è corta, state fresche, è sempre che qua elasticizzata a costine però in cotone, è nera, va bene con tutto. Rosino caldo, non è un rosa tanto Barbie, con Girl Support Girls, è molto bello questo messaggio, anche se non è vero perché le donne non supportano le donne, anzi, però almeno con la maglietta cerchiamo di dare un buon massaggio, un buon messaggio alle altre donne dicendo che io supporto le donne, però se anche tu magari supporti le donne sarebbe meglio. Quindi è molto carina questa, ho preso anche qua una t-shirt semplicissima da abbinare tante volte a pantaloncini troppo semplici. Stessa cosa con questa t-shirt, l'ho pensata per l'inverno, no? Per quando mettiamo i jeans e ci vestiamo a strati. È molto carina e la particolarità di questa, a differenza di questa maglietta qua, che è un cotone non tanto elasticizzato, questo è un tessuto morbidissimo e molto elasticizzato. Il problema è che evidenzia un sacco le pieghe, nel senso se avete anche un po' di ciccia che esce fuori con la pressione del reggiseno che fa quella conchettina, ecco qua si evidenzia tutto, o il seno. Hanno usato un tessuto tanto elasticizzato per una stampa che non è elasticizzata e quando la mettete, se siete piatte, è perfetta. Se avete un seno come il mio, una quinta o una quarta o una terza, insomma, se avete un seno che si vede, che fa spessore con la maglietta,
questa stampa uscirà praticamente fuori dal seno e farà tutte le pieghe laterali la maglietta, e non è il massimo. Infatti ho intenzione di mettermi tipo lo scotch sulle tette per schiacciarle quando metterò sta maglietta, perché non è possibile che mi sta così male. Peccato, perché è molto molto bella. Poi ho preso questa, che non lo so, pensavo a una magliettina carina anche qua, un po' floreale da mettere, un po' più sì, sono appena uscita dal bosco, mio Dio, la meraviglia. È tutto fuorché la meraviglia, perché avendo un seno anche qua grosso e importante, quando l'andate a legare davanti vi strizza le zinne e ve le fa uscire, diventate automaticamente volgari, e o ci vuole un reggiseno col pizzo carino che vi copre questa parte, o una fascia. Io non ce l'avevo, l'ho messa a Novaglia in Croazia, e cioè è un po' provocatoria come maglietta. Anche qua ho preso un set, diciamo un duo di pantaloncini e maglietta, e non lo so, mi sembrava un po' trash quando li ho presi, perché non prendo mai queste cose con le scritte, con gli elastici scritti, ecco. Però mi piaceva il set anche qua per quando non so cosa mettermi, non ho voglia di vestirmi, quindi l'ho preso. E questo è un pantaloncino sportivo con la scritta Love, è bellissimo, slancia un sacco la figura, ti stringe nei punti giusti e ti rimane morbido nei punti giusti. E questa è la maglietta, il pezzo sopra, che anche qua è bellissima perché è molto stretta, quindi aderente, e l'elastico non fa quell'effetto insaccato. Poi ho preso quest'altra maglietta, sempre stile Kill Bill, perché la volevo sia modalità canottiera che maglietta crop top, infatti è tagliata, non è una t-shirt lunga, con scritto sempre scritto diretto da Quentin Tarantino. La differenza è che qua è stampato e qua è proprio cucito, quindi qua non se ne andrà mai, qua probabile che si rovinerà, però diventerà un po' vintage, quindi ci piace. Ed anche questa è fatta molto bene, perché è un giallo un po' più senape, a differenza di questo, e secondo me è un po' più da Kill Bill questo. Passiamo ai pantaloncini. Ho preso questi shorts di jeans con questi inserti in corda nera, ecco, che danno un po' di particolarità al jeans. L'unica pecca è che è molto bello, tutto carino, wow, svolazzante, frufru. Li hanno cuciti strani, nel senso che io capisco che adesso va di moda avere la vita stretta e i fianchi larghi, ma se ce li ho io, cioè questo jeans ti crea i fianchi, è tipo una cosa bombata, cioè quando lo metti ha una cucitura che rimane automaticamente bombata. Non mi piacciono tanto, li metto perché mi piacciono i jeans in sé, però non mi piace tanto la forma che mi dà. Stessa cosa di questi, che sono neri, un po' più corti, quindi qua si vede proprio la chiappa e ho fatto fatica a indossarli. Cioè la chiappa è coperta da questi fronzolini di tappeto, e anche qua un po' più sottili, un jeans un po' più sottile, un po' più trash. Ti fa sto fisico a palloncino, cioè tipo dalla vita al sedere è un po' tutto... Io con le taglie vado, ultimamente vado a caso, nel senso prendo tutte le L perché sono una 42, prendo una L se nel prodotto che vado a scegliere c'è la disponibilità dalla S alla XL, prendo la L. Per adesso ho avuto molta fortuna, tranne che per questa gonna, che è secondo me spettacolare, è stata Dio anche col top che ho adesso, è proprio bellissima, mi piace un sacco, è un tessuto super plastico, elasticizzata. L'unica cosa è che qua sì, non è tanto elasticizzata, è rigida e ha la cerniera che si apre per indossarla, però mi cade, l'ho scelta troppo larga, saranno 2 centimetri da stringere, tipo così dovrà diventare, così è perfetta, mi arriva a vita alta più o meno e cade molto molto bene. Poi come vedete non è dritta, è un po' a campana, quindi anche questa slancia tantissimo, è bellissima, non l'ho potuta utilizzare per adesso perché non ho avuto modo di andare a stringerla, io poi non ho non ho niente per cucire a casa. Ultimo capo di Zaful, questo bellissimo vestitino che ho portato ma non ho mai messo perché io l'ho rovinato. È arrivato nel pacchetto, tutto impacchettato singolarmente strabene, in neanche una settimana è arrivato tutto, e non mi ricordavo che questo capo era da assemblare, quindi ho visto questo coso così come adesso, senza il nodo, quindi tutto unito, e ho detto ma come cavolo fa ad entrarmi? Cioè ho provato a metterla a testa, non c'entrava, e dicevo come fa a starmi così? Quindi l'ho tagliato, quindi ho detto boh, ci attaccherò un filo, perché c'erano dei fili, li stacco a metà, lego quelle due, tagliando le due cose con i fili, e le giro intorno al collo, no. Poi ho trovato l'altro filo dentro la busta, perché ero talmente euforica che non ci ho fatto caso che in realtà poi sul sito era segnato che questo doveva essere tutto unito e qua doveva legarsi intorno al collo. A prescindere dal fatto che io l'abbia tagliato, però è proprio piccolo, no? Per il mio fisico. E questo mi pare che è una L,
so, sul sito mi sembrava una cosa molto carina, in realtà no, questo è super bocciato. Sono andata da Norghi, che io chiamavo Norrighi, però è Norghi, e ho fatto spese folli perché c'era la maggior parte della roba al 70%, 50%. Ho preso questi pantaloni che sono anche qua simil militare, quelli che si portavano proprio negli anni 2000, fine 90, e stanno tornando di moda perché la moda torna sempre, gira sempre, e li ho presi di questo colore, mi piacciono tantissimo, c'è già incorporata una catena. Questa è una L, li ho pagati, costavano 41 euro, fateci lo sconto del 70, costavano tipo una cavolata, veramente ho pagato tutto una cavolata e ho fatto un sacco di acquisti molto fighi. Perché è un cotone morbido, cioè al tatto è molto liscio, sono bellissimi veramente, in fondo hanno un elastico, quindi potete tenerli sia alti, se avete degli stivali potete infilarli dentro, potete metterli con una scarpa da ginnastica, con uno stivale. Poi ho preso questi altri pantaloni qua, un arancio rosso, però sembrano più arancio in questo momento, e sembra tra l'altro i pantaloni di Troy Bolton, me ne sono accorta dopo che li ho comprati e quando li ho messi a casa continuavo together, together, but we all this together. Però mi piacevano, li ho pensati per qualche evento quest'inverno, spacco laterale, cioè i bottoni che si aprono, andavano di moda di più l'anno scorso. Però chissene, cioè li ho sempre voluti, non li ho mai avuti, e quindi tada! Ho un tessuto veramente molto peso. Poi ho preso la cintura come accessorio, questa cintura qua in vellutino, l'unica pecca che si sta già rovinando, cioè il buco qua si sta un po' scollando la parte in vellutino. Ah ecco, no, si è proprio scollata, non so se riuscite a vedere. Questa è costata un po', e anche un choker che ho preso, sempre stile cintura a due fibbie si chiama, vabbè, però l'ho lasciata su, l'ho pagata 20 euro, è costata più quella che pantalone. Ho preso questo, sempre questo duo, adesso vi faccio vedere intanto i pantaloni, ed è un pantalone di plastica, perché sentite, è proprio plastica, però è bellissimo, e anche qua sempre stile American Girl, a vita alta, pantaloni che si portavano anni fa, con la parte finale elasticizzata, quindi anche qua potete portarli fino al ginocchio o a metà polpaccio, stanno bene sia con i Dr. Martens che con le scarpe da ginnastica, quindi le fila, le Adidas o qualsiasi scarpa che va di moda adesso, bella importante. E la parte sopra invece era quella che mi convinceva di meno, però dato che la vendevano insieme non potevo non prenderla, l'ho presa e gli do una seconda chance. È molto strana, cioè non lo so, mi vedo che sta troppo grossa su di me, devo provare, appena ci sarà il periodo giusto per poter mettere questa tutina la proverò e vi saprò dire. Per adesso insomma ce l'ho, e la parte sopra la sfrutterò magari anche con qualcos'altro, non per forza con il pantalone. Poi ho preso questa tutina un po' più leggera, infatti questa l'ho già utilizzata, è molto molto bella, mi piace un sacco il colore, anche se in realtà non so se sta bene con il mio incarnato e con il colore di capelli, perché ho paura che mi sbatte un po' troppo, però è molto bella la forma, è un pantaloncino con sopra questo top cucito tutto insieme, e mi piace il fatto che sia con queste due cose da legare e il, non lo so, il taglio che dà al seno, mi piace tantissimo questo pezzo qua, è bellissimo. E in ultimo capo questi pantaloncini, che ancora non ho avuto modo di sfruttarli, di utilizzarli, perché sono, come vedete, super particolari, sembra una gonna, però in realtà sono proprio dei pantaloncini a vita alta con questi frufru alla fine, questi fronzolini. Io pensavo ci fossero disegnati dei fenicotteri quando li ho visti in vetrina lì a Nord, da Norghi. Oddio, a Como mi pare ci sia, comunque su Instagram c'è la pagina, potete cercarli. Sono delle palmine con degli uccellini, molto carino, molto estivo. Qui c'è la parte sotto più pesante per non far vedere insomma le parti intime. Ultimo capo di Norghi, che secondo me è wow. Ho da fare un appunto su questo brand. Allora, il tessuto è favoloso, veramente favoloso, pesante. Questo è proprio il tessuto vero, cioè proprio bello, bello, bello. Mi piace tantissimo la forma, come slancia la figura, il pezzo sotto, la cucitura che gli è andato qua con questi dettagli rosa. Il colore è bellissimo, è veramente una gonna stupenda. L'unica pecca è la chiusura, che avendo questa cerniera sottile non chiude, fa fatica a chiudersi, cioè ho paura di rompere proprio la cerniera, infatti non so se farla cambiare. Per adesso non l'ho ancora sfruttata perché ho paura di non poterla più slacciare una volta allacciata. Infatti quando sono andata poi nel camerino, questo è l'appunto che vi volevo fare, che mi avete chiesto la qualità di questo brand, li ho sempre visti sul sito ed ero molto gasata all'idea di andare al negozio. Quando sono arrivata al negozio
Sono rimasta un po' male perché dal sito sembrava tutto più bello e mentre in negozio andavano un po' a perdere i capi. Ho fatto fatica a trovare i capi che volevo. Dopo una bella oretta, tra il caldo che c'era in negozio, era insopportabile perché non gli andava il clima, stavo sudando, stavo seriamente male e non riuscivi neanche fisicamente a provare i capi dal caldo che faceva, cioè c'eravamo io e Cindy morte. È stato un po' un trauma cercare dei capi e provarli, e un'esperienza un po' bruttina, ecco. Però sono rimasta contenta dopo una buona ricerca di aver trovato quello che ho trovato, se non fosse per alcuni capi che ho provato in camerino e non ho preso perché si erano rotti completamente, cioè tipo bottoni che saltavano mentre li prendevo, cioè mentre proprio li prendevo e li mettevo. Io non sono un muflone quando mi muovo, cioè sono rimasta un po' male, quindi ho scelto delle cose che avessero delle cuciture un po' decenti. Però i capi sono molto belli perché se volete delle cose particolari che non trovate da nessuna parte in Italia, questo è veramente un buon brand. A me piace tantissimo. Costano perché costano, infatti vi conviene andare quando ci sono i saldi, come ho fatto io. Mentre a Novaglia ho comprato, perché mi sono fatta fare la maglietta del Oh Raga Cheers! È bellissima, questa qua, vabbè, non ve la faccio vedere indossata, è una semplice maglietta con la scritta Oh Raga Cheers, disegnata da me. Io ho fatto diversi colori, diverse stampe, ho proprio progettato io il font, scritta e tutto quanto, questa gliel'ho mandata fatta da me e loro me l'hanno semplicemente stampata. E volevo proprio lanciare una linea da poter far prendere anche a voi, però è molto impegnativa come cosa, non conosco nessuno che possa aiutarmi a fare questa cosa, non voglio essere sfruttata, ma allo stesso tempo non me ne frega neanche di guadagnare al momento. Non sono riuscita a trovare un qualcuno di valido che potesse rivendere a voi queste magliette, perché secondo me, cioè, so che alcuni di voi le comprerebbero, almeno così mi avete scritto in direct. Detto ciò, il mio haul, try on haul, è finito. Spero che questi vestiti vi abbiano tenuto compagnia. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Qual è il capo preferito tra tutti quelli che avete visto. Per il resto ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver guardato fino a qua. Muah!